My name is Joe Zangara. Giuseppe Zangara. Sono nato a Ferruzzano, provincia del Reggio Calabria, in Aspromonte. In Italia. Sono nato il 7 settembre 1900. Mio padre si chiamava Salvatore e mia madre Rosina. Il cognome di mia madre di figliola eri Carfaro. I tell you my story. From the day I was born. Il giorno che sono nato, subito mi operarono. I medici dissero che avevo una brutta malattia alle orecchie. Mia madre disse che ero nato sfortunato. Io non me la ricordo, mia madre. È morta che io teneva 2 anni. È morta dando alla luce un altro bambino. Un figlio lei, ma il brother. È morto che tu stesso io. I don't remember nothing about my mother. Mezzia, Sasoro. Mi contava sempre che era una figliola bravissima, che sapeva cucire e ricamare. Benissimo. Buona cosa, Free. Mentre che stavo scendendo le scale di casa, sono caduto. Gli scaloni erano di pietra e quando mi sono venuti ad aiutare tutti si pensavano che ero morto. E invece... When I was four, mi ricordo che sono caduto dopo focolare. Mi sono appicciato una gamba. Ed è stata la prima volta che mi sono ricordato il nome di mia madre. Rosina. E ho realizzato che era morta. Ma queste cose me le ricordo confusamente. Like a dream. Come se fosse un sogno, understand? Come se fosse un sogno. When I was 5, mi ricordo che mentre che eravamo a casa di una conoscente di mia zia, sono caduto nuovamente e mi sono rotto un polso. Mi ricordo che mia zia ci contava tutte le disgrazie e le sventure che mi erano succedute, tutte le cose sfortunate che mi erano capitate since the day of my birth. Sempre quando io teneva 5 anni, mio padre stava all'America, a Brooklyn di Nuova York. Così diceva Edo, Brooklyn. Mentre che mio padre stava all'America, io ho incominciato ad andare a scuola. Quando mio padre lo ha saputo, ci disse subito a mia zia di non mandarmici più. Disse che teneva bisogno di me nei campi, che doveva aiutarlo con l'arato. Mia zia ci disse che era giusto che io gli va a scuola, era un figliolo. Ma mio padre disse che no, che comandava lui. Che il padrone era lui. Mia zia mi disse di andare lo stesso, io. Ma qualche giorno appresso mio padre mi ha buttato dal letto e mi ha portato con lui a zappare. Comandava lui. In quel periodo mio padre ha affittato una vacca e ne ha comprato un'altra da un uomo di nome Rocco Romeo. Iddu! Romeo Rocco si occupava dei bestie e a me toccava di zappare l'orto. Un lavoro troppo pesante per me, a quell'età. Un giorno non si sperdì una delle vacche. Quando mio padre lo ha saputo... Ah, tu non zappagli abbastanza! Pezzo storto! Tu non zappagli più! Mio padre mi riempiva le botte. Pugni, calci, schiaffi. Io di mangiare mangiava poco e male. E andava a fare un lavoro durissimo. Era un figliolo. Aveva a mangiare, dormire, giocare, come gli altri figlioli. In quel periodo sono incominciati i miei disturbi allo stomaco. My stomach pains. Begins. Thank you.
all'età di 9 anni non sapeva né leggere né scrivere. Ora ieri a scuola mamma pace mi teneva a travagliare alla campagna. Non pensò mai a me, pensava solo a itto stesso. Non mi ha mai dato amore, nemmeno un poco di affetto mi ha dato io. Secondo la capo sua doveva solo travagliare e basta. When I was 9, se n'è andato nuovamente all'America. In tutto papà ci è stato negli Stati Uniti 4 volte. First time for 6 months, second time for 10 months, third time for 1 year, and the last 2 years. When I was 11, papà ci ha accattato altre 2 vacche e mi ha mandato nuovamente a zappare. Io, secondo la capo sua, poteva fare tutto il lavoro della terra. Nel frattempo la mia malattia peggiorava. C'era sempre. Sempre che di spine che immaginavano lo stomaco, pierce the stomach and grind and grind. For 5 years I work at that end. There was no happiness in my life. Continuava a lavorare e continuava a stare male. Keep working. Working and nothing else. Non provava amore per mia madre, nemmeno un poco di affetto provava. Me ne voleva solo ieri, passare che da casa, che tuo paese. At the time, I was 16. What my father gave to me. What my father gave to me. Una volta doveva andare a pascere i bestie e ho dormito oltre all'ora stabilita. Ma Paci è diventata una furia, mi ha cacciato tutti i panni e mi ha picchiato, mi ha lasciato nudo davanti a casa. What my father gave to me. Una volta che dovevo fare qualche cosa, ma non mi ricordo che cosa, e fui troppo lento nell'obbedire. Mi ha preso a calci come un cane. Pur che io a calci un cane preso a quella maniera non lo vedete mai. From nobody, di nudo. What? Una volta mi si erano strappati i pantaloni e mamma che non li voleva aggiustare. Allora me le sono sistemate di solo. Pure che da volta mi ha picchiato perché mi era aggiustato i pantaloni di solo. What my father gave to me. Una volta stava facendo beverare le bestie alla fontana, mia madre mi ha visto e si è incazzato. Mi ha preso con un bastone di legno sulla testa e ci sono volute 2 settimane a letto per riprendermi. This is what my father gave to me. Kiss. Solo questo. Only this. Conoscere persone, genti. Ho lavorato in tutta Italia. Mi arrangiava come poteva, faceva questo, faceva quello. Ma purtroppo stava sempre male per quel dolore allo stomaco. A certi momenti mi pareva che i stentini si scippavano. Ma pensava always che se mia madre non mi avrebbe trattato così crudelmente quando io era figliolo, se mia madre non mi avrebbe trattato così duramente quando io era figliolo, mentre non avrebbe sofferto di questa malattia. E pensava, always, che il governo avrebbe dovuto provvedere all'educazione dei bambini poveri, fargli avere gli stessi diritti dei figli dei ricchi, e invece mi dico che a chi diceva l'educazione e che da oggi dovrà andare a travagliare. All the work. Work and nothing else. E pensava. Ieri sbagliato.
piaceva più stare in Calabria. Me ne voleva ieri. La stare che da casa, che tuo paese. Ormai teneva quasi 18 anni. Al paese, poi, veniva sempre a contatto con persone che si pensavano migliori del povero lavoratore. Volevano essere chiamati maestro, oppure signori, oppure signorina. E non lo sopportavo questa cosa. Avevo solo questo nervous, restless, e non stava mai fermo. Lavorava di qua, di là, dopo capitava, mi arrangiava come poteva. Ma i soldi erano sempre troppo pochi, e certe notti restavo a dormire all'aperto, dopo capitava. Era il 1917, e la grande guerra continuava, e io fui chiamato per andare al fronte, a scavare trincee. Furono tempi duri, Kitty. C'era gente assai miserabile e disperata. Mentre i figli combattevano al fronte, le famiglie facevano la fame. Io stavo vicino al Monte Grappo, in Dalmazia. Io non avevo sentimenti cattivi contro gli austriaci. Ma che ne cazzo l'aveva mai visto, questi austriaci? Non pensava che erano miei nemici. My true enemy era il governo capitalista, causa di tutte le guerre e di tutte le sofferenze dei poveri. Io non ci scavava, costruiva trincee, mi torciva per il dolore allo stomaco. War is famous. Blood, pain, merda. Alla fine della guerra sono tornato nei paesi. A Ferruzzano, in Aspromonte. Mi aveva insegnato il mestiere di scalpellino e ho dato una mano a mio padre a costruire una casa alla campagna. Ma poi ho cercato di fare pure qualche cosa al paese, pure come scalpellino, pure come muratori, ma tutti mi dicevano: «Este meglio si travagli la terra con tuo padre! Este meglio si travagli la terra con tuo padre!» Come prima, più di prima, la mia sfortuna continuava. È arrivato a 21 anni, sono dovuto pure partire in militare. Curusieo ha fatto un pezzo della grande guerra mondiale. Curusieo non era tanto abile fisicamente, mi hanno arruolato lo stesso. Assegnato alla quarta compagnia del 70esimo fanteria in Toscana, in Firenze. Ogni mattina ci esercitavamo e marciavamo, 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 ogni mattina ci esercitavamo e marciavamo. Dottori! Dottori, dottori! Ma perché? Devo patire questo dolore, dottori! La colpa era del lavoro troppo pesante che mi avevano fatto fare di figliolo e che non esisteva nessuna cura. No cure, niente, nothing, nessuna. Gli accuso il governo capitalista della mia malattia. E se avrebbe avuto le stesse opportunità dei figli dei capitalisti, mio padre non mi avrebbe tenuto a travagliare alla campagna. Ai capitalisti non gliene importa niente dei poveri, pensano solo ai stessi. E lo Stato, il governo, sempre dalla loro parte sta. For that, I am against capitalism. Vittorio Emanuele stava andando a Firenze per incontrare suo figlio. Ho pensato e alla fine ho deciso. Sono andato alla stazione Leopolda quando è arrivato. Volevo ammazzarlo. Ero armato. Ero deciso. Quando ero sceso dal treno non sono riuscito a sparare, nemmeno sono riuscito a vederlo. Quei corazzieri erano alti più di 2 metri l'uno. Io piccolo sono, a 1,60 m non ci arrivo.
due mesi sono stato trasferito a Roma, al collegio militare. In quel periodo mi sono insegnato a leggere e scrivere l'italiano. Sono sempre stato un tipo curioso e la testa dura non mi è mai mancata. Una parola alla volta, una parola alla volta. Doveva prendere cura dei panni del capitano, lavare, pulire, zappare il giardino e tutto il resto. Doveva preparare da mangiare e servirglielo. Quando arrivano altri ufficiali, doveva servire pure ai danni ufficiali. Naturalmente erano tutti figli di capitalisti. I soldati semplici, ovviamente, erano tutti figli di contadini e di operai. Non teneva mai un minuto di riposo. Lavorava e studiava, mi spaccava la testa sul libro italiano e lavorava. Non teneva mai un minuto di riposo, mi spaccava la testa sul libro italiano e lavorava. Una parola alla volta, mi spaccava la testa sul libro italiano e lavorava. Non teneva mai un minuto di riposo, mi spaccava la testa sul libro italiano e lavorava. Non teneva mai un minuto di riposo, non teneva mai un minuto di riposo, mi spaccava la testa sul libro italiano. Una parola alla volta. Un giorno che proprio non ce la faceva più, ci ha demandato al capitano di poter fare qualche cosa di diverso. E tu dissi che dovevamo partire per un campo e che dai miei compiti sarebbero stati diversi, più leggeri. E al campo infatti io non dovevo fare assai. Lo doveva svegliare al capitano e gli doveva portare l'acqua 3 volte al giorno. Per il resto aveva tempo da dedicare a me stesso. Finalmente! E allora leggeva tutto quello che trovava, pure certe cose che io nel manco le capiva, leggeva lo stesso. Dopo 3 mesi però siamo ritornati a Roma e io ho cominciato a rifare le cose come prima, lavare, pulire, zappare il giardino e tutto il resto. Un giorno che proprio non ce la faceva più, ci ho demandato al capitano di poter fare qualche cosa di diverso perché mi stancava troppo, perché bene con lo stomaco non ci stava. E io, il capitano, che alla fine era una brava persona, mi ha assegnato al corpo di vigilanza. Al corpo di vigilanza eravamo io, altri 2 soldati semplici e un caporale. Dovevamo sorvegliare la stanza dell'ufficiale pagatori e c'erano tenuti tutti i soldi per tutto il reggimento. Io nei momenti di riposo non la finiva di torcere con lo stomaco e pensava che mi dava particolarmente fastidio quando teneva un'arma in mano. E pensava a tutti quei soldi chiusi nella stanza. Pensava che forse li doveva prendere e scappare per poter curare la mia malattia. Take a run, Giuseppe! Run away, Giuseppe! Ma pure pensava che rubare è una cosa sbagliata, una cosa da capitalisti. E che pure scappare è una cosa brutta, una cosa da vigliacchi. I am not a thief. I am not a coward. Per tutto il tempo che sono rimasto militare, ho visto i figli dei capitalisti diventare ufficiali e i figli dei contadini, degli operai, restare soldati semplici. E mangiavano il cibo buono, bevevano il vino di qualità e noi trattati come servi. Always. Per questo voleva ammazzare il capo del governo. Che lo so che in Italia il re non è propriamente il capo del governo, ma un simbolo, sì. Lo disse pure l'anarchico Gaetano Bresci. Io non ho ucciso Umberto, io ho ucciso il re, ho ucciso un principio. Penso che tutti gli uomini e tutte le donne nascono uguali. E questo era l'unico modo per aiutare la povera gente. Eliminare i capi di Stato, i re, i presidenti, i capitalisti, i loro amici. Tutti gli uomini e tutte le donne nascono uguali. Devono vivere tra uguali. Everyone.
Alla fine del servizio militare sono tornato al mio paese, a Ferruzzano e a Spromonti. In quel periodo mi è venuta l'idea di partire per l'America. Non mi piaceva più l'Italia. Con Mussolino al governo se ne sperava un'aria brutta. In Calabria poi, ma che poteva fare? Me ne poteva solo ire. Ma mi servivano i soldi. Per 3 mesi non ho pensato ad altro. Pensava solo a Chietto, pensava solo a Chietto. Go away, Giuseppe, go away. Mi sono imbarcato a Napoli il 19 di agosto sulla motonave Vesuvio. Sono arrivato a New York il 1 settembre. 1 settembre del 1923. Viaggiare mi ha fatto stare bene. Sull'oceano il dolore allo stomaco pareva addormentato. Sull'oceano sono stato bene. Go away, Joe. Go away. Viaggiare mi ha fatto stare bene. Sull'oceano il dolore allo stomaco pareva addormentato. Sull'oceano sono stato bene. Go away, Joe. Go away. Sull'oceano sono stato bene. Il dolore allo stomaco pareva addormentato. Go away, Joe. Il dolore allo stomaco pareva addormentato. Go away, Joe. What's your name? How old are you? Come ti chiami? Quant'anni tieni? Where do you come from? Da dove vieni? Do you have money with you? Let me see then. Mi tieni soldi con te? Facci vita! Do you have parents or relatives who live in America? Mi tieni parenti che stanno già qua? Amici che stanno già qua? Are you an anarchist? Are you a communist? Anarco? Yeah. No. Comunista? Nemmeno. A Ellis Island, isola dell'interrogatorio, non è stato facile, ma io tenevo tutte le carte a posto e mi hanno fatto passare. Subito me ne sono venuto a Brooklyn, che lo sapeva che era pieno di italiani, tanti che facevano avanti e indietro con pace e tanti che ormai stavano always there. Sono entrato in un ristorante per mangiare qualche cosa e subito ho fatto conoscenza con un paesano, calabrisi come mia, Mikey Giordano, un sarto di Castiglione Cosentino. Un sarto appassionato di politica, especially anarchy. Ci siamo messi a parlare di questo, di quello. Io ci ho mostrato l'indirizzo di mio zio, il fratello di mamma che stava già all'America. E tu, Mikey, si è offerto di accompagnarmi. I was very happy to have his help. Abbiamo affittato un'automobile e siamo partiti per Paterson, nel New Jersey. Durante il viaggio Mikey mi ha raccontato un sacco di cose, fatte, storie. Un sacco di fatti, di storie della vita in America, della vita e del lavoro in America, della vita e del lavoro degli emigrati italiani, soprattutto un sacco di cose, fatti, storie. Ma tipo la storia dell'anarchico Gaetano Bresci, che prima di tornare in Italia per ammazzare Re Umberto, proprio a Paterson era stato. Dove stava Enduero? Così Gaetano stava in una boarding house assieme ad altri paesani. Quando io sono arrivato lì non c'era e la gente nella casa mi ha consigliato di fargli una bella sorpresa. Quando Edo è arrivato io facevo finta di niente.
Metto subito mi ha riconosciuto. Ed è stato assai felice di rivederti. Non ci vedevamo da quasi 10 anni. Che tu partia che io era un figlio. Ci siamo abbracciati fortissimamente e ci sono scesi lacrime a cucciolù. A parlare tutta la notte di tutti i parenti rimasti in Calabria. A zia Memena, a zia Cecchinetta, mi baci. I was at a boarding house for a week. Poi mio zio ha trovato lavoro per tutti e due in una fabbrica di seta a Newton, sempre in New Jersey. Ci ho lavorato per 4 mesi e poi mi hanno licenziato. Hanno detto che non avevano più bisogno di operai. Io non era assai scontento. Il lavoro in fabbrica non tanto mi piaceva e mi sono messo subito a cercare di fare qualche cosa di diverso. Era inverno e faceva assai freddo. E la malattia era ricominciata a farsi sentire. Sempre che di spine che bucavano lo stomaco, pierced the stomach and grind. E pensava always che quando stava nella fabbrica soffriva per il calore delle macchine e quando stava fuori soffriva per il freddo. Doveva patire always. Per 3 mesi sono rimasto disoccupato e in quel periodo mi sono insegnato a leggere e scrivere l'americano. A word at a time. Sono sempre stato un tipo curioso io, la testatura non mi è mai mancata. A word at a time. A word at a time. Poi mio zio ha trovato un altro lavoro in una fabbrica di seta a Patterson e ho ricominciato a lavorare. Ma io veramente volevo fare il mio lavoro di scalpellino e passavo la maggior parte del tempo a cercarlo. Un giorno, finalmente, ho conosciuto un imprenditore che doveva costruire 2 case a Bayonne, Francesco Siciliano, e Itto mi ha preso a lavorare. Il primo giorno si è presentato il delegato del sindacato locale e mi ha detto che io non potevo lavorare se non mi faceva la tessera e mi ha chiesto $50. Io non lo teneva, Itto allora ha detto che poteva pagare un poco alla volta $10 each time. Dopo 5 settimane sono andato alla sede del sindacato, ma mi hanno detto che non mi potevano dare la tessera se non faceva la domanda di cittadinanza. Allora ho preparato tutti i documenti e mi sono messo a posto. Tutte le carte a regola, si vuoi lavorare all'America. Durante la primavera del 1924 ho travagliato per diversi imprenditori. Poi, a un certo punto, da lavoro non ne trovava più e ho pensato che era meglio che mi trasferiva a Passaiti, sempre in New Jersey. Là subito ho trovato lavoro come muratori. E il primo giorno si è presentato il delegato del sindacato locale e ha detto che non poteva travagliare perché la mia tessera diceva che era uno scalpellino. Allora ho pensato che era meglio che mi trasferiva all'ufficio di Passaiti nella sezione muratori. Per travagliare a tutte le parti che voleva, tutte le carte a regola, si vuole lavorare all'America. Nella primavera del 1924 ho travagliato per diversi imprenditori. Poi, insomma, ho lavorato a Manhattan, ho lavorato a Bronx, Quincy, Staten Island e in tanti altri posti fuori e dentro New York, in tutto il New Jersey. Il lavoro era sempre assai pesante e i capi sempre molto severi. Quindi, si solo pensavano che un uomo non stava lavorando abbastanza menti, subito lo licenziavano. E questa cosa mi faceva impazzire. Avevo solo questo nervous, restless, e il dolore allo stomaco non la finiva di torcere. Ho sempre sofferto per 2 cose, il dolore allo stomaco e i capitalisti, sempre le stesse cose. Una volta che ho avuto un brutto attacco, sono andato dal medico, che mi disse una medicina amarissima, per 2 mesi non ho potuto lavorare. Se solo provava ad alzarmi subito, mi dava acqua verde, ma che vita fetosa è questa! Sono andato da un altro medico, uno specialista, che mi disse: you have a chronic appendicitis, man, only an operation can solve this problem. Mi sono fatto opera. Non è cambiato niente. Stava male. Come prima. Più di prima. Per dire, non sono mai riuscito a risparmiare. Tutto quello che guadagnava subito me lo spedecchiava.
Se uscivo con una figliola, le accattavo tutto quinto chi poteva, tutto quinto chi ero poteva. I miei amici pensavano che chissà quante soldi teneva. La verità che spedecchiava tutto per dimenticare i miei dolori. This is the truth about my life. Just as I've lived. Ho deciso di partire per Tampa, in Florida. E pure questo nome, Florida, non so perché, mi faceva simpatia. A Tampa ogni giorno me ne andavo in giro per la città per visitarla. La sera invece me ne andavo a giocare alla bolita, nelle sale clandestine. Una mattina sono capitata al club della società italiana. Era pieno di paesani. Ho fatto conoscenza con un siciliano di Grigento che si chiamava Santo Traficante. Ci siamo messi a parlare di questo, di quello, di scommessi e di lotterie soprattutto. Iddu era un vero mastro e mi insegnò qualche trucco. Io ci parlai un poco di mia, della mia vita, del mio lavoro, della mia malattia. E Iddu disse: paesani, battimi a Nova Orleans che dà temperatura e precisa questo tipo di dolore che ti ritrovi. Attenta mia! Io stavo malissimo e ho deciso di accettare il consiglio. Viaggiare mi faceva stare bene, perché così non stava troppo a pensare e a macinare sulla mia malattia e sulla sfortuna che mi perseguitava since the day of my birth. New Orleans è una città bellissima. Maybe the most beautiful city I ever seen. Mi piaceva stare sulle rive del Mississippi, mi piaceva guardare le navi che passavano e pensava che forse mi doveva imbarcare. Che forse doveva essere una cosa buona, stare sempre sull'oceano. Ma pure mi pareva che in città ci fosse assai lavoro. Mi sarebbe piaciuto ricominciare nel mare. Ma purtroppo stava troppo male per quel dolore allo stomaco. Allora ho pensato di spassarmelo un pochettino e ogni sera me ne andavo a certi locali con certi signorini, certi ballerini. Dopo 3 settimane però i soldi stavano finendo e ho pensato che era meglio che tornava in New Jersey. Me ne sono andato all'imbarco dei piroscafi e da 5 days I was in New York. I come back to my uncle's house. Era estate e finalmente il tempo era bello. Subito ho trovato lavoro come un scalpellino. Con i primi soldi mi sono accattato un'automobile. E ogni domenica me ne andavo in giro a trovare i miei amici a Newton, a Passaicchi, a Paterson.
Un giorno ho fatto visita a Pietro Galante, una delle prime persone che aveva conosciuto quando era arrivato a Paterson. Mary, la figlia più grande, teneva quasi 18 anni e mi piaceva assai. E così, senza starci troppo a pensare, ho chiesto a Pietro di poterla sposare. E tu è stato subitissimamente d'accordo. E pure Wilda. E ci siamo fatti fidanzati. Sono stati giorni belli. Una sera l'ho pure portata al cinematografo a vedere The Jazz Singer, il primo film sonoro della storia, che a me la musica mi piaceva assai, e pure a Hilda. E nel cinema ci siamo pure baciati. Qualche giorno appresso, mentre ero a casa di certi amici, li ho sentiti parlare di una figliola. E parlavano proprio di Hilda. They talk about Mary. Dicevano che la figlia grande di Pietro Galante si doveva sposare, eppure subitissimamente, perché stava sulla cattiva strada. Quando ho sentito che dei parole mi pareva di impazzire, ho ripensato. E alla fine non mi sono sentito di sposarla. Quanto mi dispiacesse, Peida, eppure per mia, ho mandato all'aria il matrimonio. Per un poco di anni me ne sono stato ad Hackensack, sempre in New Jersey. Faceva tanti lavori, mi arrangiava come poteva. Nell'autunno del 1932 sono andato a lavorare per un imprenditore che doveva costruire a building. Dopo 5 settimane, Ido disse: I have no money, man. I will pay you in 7 days. Ma poi, questo imprenditore è sparito. I have lost all the money he have to give me. Imprenditori, capitalisti, sempre stessi sono. E lo Stato, e il governo, sempre dalla loro parte sta. Non sapeva che fare. Aveva finito tutti i soldi. Ho pensato e ripensato. E alla fine ho deciso di partire nuovamente. Non mi restava altro da fare. I sold the car and go. Dal porto di New York mi sono imbarcato per la California. Aveva bisogno di calori. Sulla nave subito ho fatto conoscenza con una signora che viaggiava con la figlia e con la sorella. Io a questa signora ci piaceva e Hilda mi propose di fare dei giri turistici nei differenti porti. Io accettai felicemente. A Cuba abbiamo affittato un'automobile e siamo andati in giro tutto il giorno. A Panama abbiamo passato delle belle ore visitando la città. Poi abbiamo costeggiato le rive del Messico e siamo arrivati a Los Angeles. E da la signora mi ha chiesto di rimanere qui da I spent a beautiful week. Maybe the most beautiful days of my life. Quando la signora è ripartita io non sapevo a che fare. Lo stomaco non la finiva di torcere. Pensavo a che cosa fare. Ho pensato di partire nuovamente. Ma avevo detto che a Miami, sì, il tempo è sempre bello, a tipo Los Angeles, ma meglio! No, meglio!
Miami da pochi giorni. Stava malissimo. Lo stomaco non la finiva di torcere, pensavo e ripensavo a che cosa fare della mia vita, che doveva fare qualche cosa. Così mi è venuta l'idea di fare l'attentato contro il presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi voleva ir a Washington per ammazzare Franklin Delano Roosevelt, che era stato appena eletto. Poi su un giornale locale ho letto che Iddo proprio veniva a Miami, che il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America veniva proprio dove stavo io. Un segno del destino. Mi sono accattato una pistola calibro 32 a 5 colpi, for $8. Ero pronto, ero deciso. Quando il presidente arrivava a Bayfront Park, io cercai subito di avvicinarmi, ma c'erano troppi genti, continuavano a spingermi da lontano. Gli unici che potevano avvicinarsi erano i suoi amici capitalisti, gli ufficiali militari, la polizia. Finalmente sono riuscito a vedere la sua testa, ero salito sulla sedia del parco. Quando ho sparato il primo colpo, la seggia si è mossa. Ho sbagliato mira, a una distanza di 10 metri, ho mancato il bersaglio per 30 centimetri, allora ho sparato nuovamente. Ma i genti tutti si avvicinarono al presidente. Una pallottola ha ferito le teste di due uomini che stavano vicino a Iddo. Ecco perché ho ferito 6 persone con l'arma a 5 colpi. I genti allora cercarono di ammazzarmi, ma la polizia subito mi ha catturato, mi ha caricato su un'automobile e mi ha portato alla prigione di Miami. Durante il viaggio mi hanno picchiato. Quando sono arrivati alla prigione mi hanno cacciato tutti i vestiti e mi hanno buttato sul pavimento. Poi mi hanno dato una pantaloni e una camicia. È arrivata una femmina che doveva scrivere tutto quello che io riceva. Quando Ida se n'è andata mi hanno spogliato nuovamente the let me naked till the day of. Il giorno che sono andato in tribunale, l'aula era piena di gente, c'era abbastanza spazio. Mi hanno fatto tantissime fotografie e riprese a tipo film, ma non era propriamente come il cinematografo. It was not a movie, no? Tutti mi guardavano maravigliati, non capivano perché ero così calmo, soddisfatto. I was fine. The stomach pain was gone. I was white. Giudice, 80 anni. E perché non mi condannati a 100 anni? Ma tanto, fra 2-3 anni sarò morto. Finalmente troverò pace. Quei giorni molti capitalisti mi sono venuti a trovare in carcere. Uno voleva il permesso di vendere l'arma che io avevo usato. Ci disse che il suo denaro non mi interessava. Fuck you. Pure molti giornalisti mi sono venuti a trovare. Uno mi ha domandato se io teneva qualche cosa a che fare con qualche organizzazione di Chicago. Una delle persone che aveva ferito io era il sindaco di Chicago, Anthony Sermac. Ci disse che la mia idea era solo di ammazzare il presidente, perché il capo di un governo capitalista, chi è, non aveva a che fare con nulla. Nessuna organizzazione, nessuna, ma non era, nessuna mafia. Ma poi
6 marzo il sindaco di Chicago è morto. Mi dispiace. Io non ce l'avevo qui tu. I'm sorry. Non arriva a succedere, ma... I'm sorry. Il 7 marzo mi hanno riportato nuovamente in tribunale. Il giudice voleva capire cosa c'era di sbagliato nella mia testa e mi ha demandato nuovamente per chi voleva ammazzare il presidente. Perché è il capo del governo capitalista, giudice. Io sono sempre stato contro i capitalisti. Se potessero ammazzarsi a tutti, se potessero tomarsi il fuoco a tutto il denaro del mondo, giudice. Non è il denaro che si deve mettere nello stomaco, ma è il pane. Il pane può essere fatto pure senza denaro. Ma perché? Le famiglie povere devono vedere i figli morire di fame. Ma ti ha mandato a quale organizzazione apparteneva? Appartengo alla società della mia idea. I belong to society of my idea. Ma ti ha mandato tante altre cose che adesso non mi ricordo. Il 10 marzo mi ha condannato alla pena di morte. Giudice, voi mi condannate alla sedia elettrica, ma io non ho paura. A mezzanotte per il mio ultimo viaggio. Io nella vita ho amato soprattutto viaggiare, vedere posti nuovi, conoscere persone, gente. Che di 8 ore non sono stati belli. Chiusi in una macchina di ferro, mani e piedi legati. It was not nice. No? Quando sono arrivato ho conosciuto il direttore e la sua segretaria. Due persone assai gentili. Il direttore disse che qualunque cosa io voleva poteva chiedere, it me l'avrebbe procurata. Un giorno la segretaria mi ha portato un bouquet di fiori bellissimo. Un altro giorno il direttore mi ha portato it proprio un cestino di frutta buonissimo. Voglio ringraziare a tutte e due per come sono stati gentili con mia. Thank you. Gabbia d'acciaio. Quando qualcuno mi viene a trovare, si devono aprire due porte, due grati d'acciaio. Una guardia mi sorveglia a vista. Le guardie, i lavoratori del carcere, sono sempre molto gentili con mia. I greet all of them. Thank you.
La mia idea è giusta. Io sono sempre stato contro i potenti che succhiano il sangue da gente. Non sono buoni. Tengono stretto tutto il denaro. Poor skip them on their shoulders. Io saluto tutti i poveri del mondo. Arrivederci. Goodbye. Non ho più niente da dire. Sono morto. Il 20 marzo 1933. Sulla sedia elettrica. Sono morto. Per la mia idea. First of all, thank you so much for being here.
Marcella gives, while we are waiting for Ernesto and Massimo, like, what is your area of expertise, just to give an idea to everyone? So I teach, I am an historian, and although I have originally specialized in American history, I end up actually studying Italian immigration, and within the field of Italian, the Italian diaspora, I actually specialized in the field of Italian-American radicalism. So I guess my main contribution has been really the recovery of a lost world of Italian immigrants. And what I thought was really intense for me watching this performance was to just see yet another important chapter, you know, of this long history of Italian immigration that, again, in some way has been lost. You know, it's fascinating to me, despite all the study I have done, to discover, you know, every month, every year, I learned something new that I didn't know. And so I first wanted to say, really, congratulations, complimenti. It was, I think, a really stunning performance in some ways. And I have to confess that I knew very little about this event. So I'm really thankful to Laura for inviting me to be a part of this conversation. And so when she asked me to do this, I guess she assumed that I knew everything about this. And then, of course, like everybody does these days, I Google it. And I was like, oh my God, it's like, how could I not know about this? This is, but you know, also as an American historian, you know, I mean, this is really something that is not frankly well known among students of American history. I mean, it's a significant, you know, attempt at the assassination of the most popular president in modern American history. And yet, I don't think many Americans are aware of that. Then, of course, I read a little bit more, and now I'm a little bit more knowledgeable about the event. But I just wanted to share that, you know, I feel like I've learned probably more, you know, from your performance. And I'm really happy that I had a chance to do that. So I just wanted to start by sharing that. Just one question for you. You sure. Wrote a book on radicalism. And so just to give an idea of what was happening at that time, because America was really, it was like Paris in the 70s. Right. I call the radicals were coming here, that was very active. The village was a place for clubs and for newspapers, right, and so forth. Just to give, if you can, a brief, I don't know how. So let me maybe the best way to address that was to share with you how I came to do that kind of research, right? So I came from Calabria, like these two gentlemen here. I came to study, and when I first started with a master here at NYU, again, the most remote thing in my mind was Italian immigration. I was doing actually work on American radical history. So I had that interest, right, somehow, but it was in a different field. And then there were two things that I started to notice. As an Italian, I was really stunned by the political discrepancy between Italians in Italy and Italian Americans. And I couldn't just reconcile that to, like, the differences. Like, you know, so I began to really ask myself questions about why Italian Americans have become overwhelmingly conservative, or why are they perceived as such. And I knew that Italian immigrants in other parts of the world did not necessarily end up politically like the Italian Americans. So I became really curious about what was about the experience in America that turned out to what it was like for Italian immigrants, what was distinctive
about the American experience. That was one component. And the other one was that I discovered by accident, as I was doing research for a seminar here at NYU, which was on a radical magazine, but American magazine, The Masses, a literary magazine very popular in the early 20th century here in New York. And among the pages of that newspaper, I found an article and then a few poems by someone who was clearly, to me, Italian, Arturo Giovannitti. And I was really impressed. I was like, what is this Italian doing with this very well-known circle of American bohemians and radicals and artists? You know, what are the connections? And so literally, I began to do this first as a research paper on Giovannitti. And then to my surprise, I discovered that this man was still relatively little known among both Italian Americans and Americans, was really one of the most important labor organizers of his time. He was the leader of the Lorenzen strike, the Lorenzen strike of 1912, the famous Brandon Rose's strike. But more importantly, he was a really well-known poet of the time, and is, you know, English poets were, you know, published in some of the most important literary magazines of the time. So I, you know, so, and then quickly I realized that whereas Giovannitti was exceptional because of his strong connection with American radical intellectuals, but it was not unique. It was not unique in the sense that it was part of a larger world of radical immigrants that had completely understudied. And so I began to look at that, and you know, and then eventually my dissertation became my book, and then it kind of became my main area of expertise. But I would say that two things, you know, about that world. Italian, so the first myth that we really need to kind of dismantle is the idea of an homogeneous immigrant experience. So I think, you know, that generalizing never works, right? There are always exceptions. And so I don't want to suggest that every Italian immigrant was a radical either, though, because that wasn't true. You know, radicals were a minority within the larger group of 5 million immigrants who eventually settled in the United States, but they were an important minority, a minority that was dismissed, you know, for a long time, and a significant minority in the sense that besides the number, they really had you know, an influence behind their numbers, and the contributions that they made, you know, benefited the entire community, not just Italian immigrants, but immigrants in general, workers. So are some of the benefits that we still enjoy today. So those are kind of the things that I think are important to remember. And I think that the story of Joe Zangara, it's very symbolic of that struggle. And I think you did a beautiful job in bringing alive both the struggle as someone who struggled in Italy and as someone who struggled in the United States and someone that somehow could not fit in either world anymore. And I think that was an experience, I think, that was very common to a lot of immigrants that probably still is, you know, to many immigrants today. So, but I don't know if we want to open up to the public. If you have any question for... Lo capisco, però poi parlo in italiano. Va bene, traduciamo, non c'è problema. Marcel, do you want to ask a question to Massimo? And actually, I have a question, so the, sure. And Ernesto, but now for Massimo, one moment if he can... introduce these two instruments that are really important in Hi everybody. In music. Good evening. Well, this is a dobro guitar. It's made here in US in the beginning of the last century.
The first model was the name is Dobro, is a contraction of Do is the first part of the last name of the two brothers. I don't remember that name. And Bro is brothers, so it's like Do something brothers. And it was made for a reason of to have more volume. That is the age of construction is before the electrification of the guitars, and the guitars in the south of U.S. Played with the band with the horns and percussion, so the volume is more louder. The other one is there, and I'll show you. I'm very proud of that. This is a bouzouki. It came from Greece. Stop. Yes, but Greece is in the Mediterranean area. And because I don't have instruments from Calabria, I thought that the sounds of this instrument I think it's really connected to the sound of my region and our south area. That's why I choose. Well, I choose for three reasons. For three reasons. You want? I can tell to you. You want to know? First reason. Because I thought, okay, we are going to play around the world, so I also use acoustic guitars and effect pedals, some electronics or objects. I say, but I can travel around the world with all this stuff, so let's use just two acoustic instruments. Then, okay. I bought the Dobro a couple of months before Ernesto called me to play in and work in this project. And as a child, I said, okay, I have a new instrument. Let's use that. Then I read the first play that Ernesto wrote. And immediately I decided to use these two instruments because I think that the sounds of both are really connected to the story. And to me, it's really important to be evocative with the music that I try to make for other, and with the music that I usually play and compose. And that's why I choose. Yes. Thanks to you. Thank you. Okay. Thank you, Master. Yes, please. I just want to say that I think that actually worked really well for the nature of the play, but also one thing that perhaps you unintentionally, you know, evoked was that music was essential to the Italian immigrant experience too. One thing, for example, that I discovered in my sources as I was researching my topic, particularly if you're looking at the radical newspapers in Italian language, is the astonishing number, high number of concerts or place where music was integrated. Every single radical group had its own orchestra, not just, you know, musicians. They had an orchestra that belonged to a particular anarchist group, socialist group, labor organization, and that orchestra performed at every single event, whether it was a political meeting or a dance or a picnic that was organized at special days, it always ended up with a concert. So I think the idea of having music as part of the story, it worked really well for me. And I don't know if it was intentional, but I'm assuming that you saw the connection as well. Io parlo in italiano perché non sono coraggioso come Massimo.
If you want, I can try to translate. Okay, thank you. People need the translations, or can people navigate the Italian? Piano piano in italiano. Allora parla piano. Ernesto, parla piano. No, intanto noi di fatto ci conosciamo ora, sì. Però io conosco il tuo lavoro perché ho avuto modo. He's basically saying that although we didn't know each other personally, but he knew my work, and interestingly enough, we share the same alma mater. We both graduated from the University of Calabria in Cosenza. He's younger than me, but you know, more or less, the generation. Ho studiato appunto su alcuni libri negli ultimi anni, su alcuni tuoi saggi, poi della professoressa Paparazzo e di altri docenti dell'Università della Calabria, e mi sono appassionato a questo tema. E appunto alcune delle cose che hai detto, anche il discorso sulla musica, è venuto anche grazie a queste letture, a queste scoperte che ho fatto nelle vostre pubblicazioni. E appunto, come tu dicevi prima, sono rimasto estremamente affascinato da questo clima culturale che c'era, diciamo, a cavallo tra 800 e 900 e fino agli anni 30, insomma, più o meno fino agli anni 30, comunque alla Seconda Guerra Mondiale, che c'era comunque a New York, nell'area del New Jersey, e mi ha affascinato proprio questa possibilità di utilizzare il teatro per rinnovare anche attraverso questo mezzo espressivo queste storie, queste storie di vita, e poi, come nel caso di Zangara, che incrociano anche se io poi lo racconto in maniera molto laterale, la grande storia, insomma. Everybody understood what Ernesto said. Maybe Laura, you want to. So basically, Ernesto started to work to study. To read some books and some essays that Marcella and other professors wrote, and he started to be become very interested in what was happening at the end of 1800 and the beginning of 1900, and getting all this information and understanding what Zangara and what was happening and what it did happen, and this radicalism, these stories. So he started to really, he wanted to tell the story and to bring it back, basically, to bring it back to the state, but also to bring back this kind of story. And, you know, one additional comment I have on that is that you could not have chosen a better title for your play, because the way in which Italian radicals referred to their dreams over and over was, in Italiano, would be il bellissimo ideale. So it was the beautiful ideal was how they referred to their dream. And it wasn't a unique dream to just the anarchist or socialist or communist. It was really the most basic humane dream of, you know, having a bread for every mouth, of having a shelter for everybody, of just, you know, creating a society that would be somehow just for everyone. And I think that, again, you gave a very good dramatization of what that struggle was like and what that idea meant to so many of the Italian immigrants and those who really struggled. So there are some lines in your performance that I think, you know, could have been said by Nicola Sacco or Bartolomeo Vanzetti or Carlo Tresca or Arturo Giovannitti. They really capture the dream and the idealism of that generation. And that's the thing that struck me the most about your this project. E per giustizia, bisogna dire che io comunque sono partito dalle parole di Joe Zangara, perché esiste questo memoriale di cui, diciamo, non abbiamo una certezza storica, perché probabilmente, come nel libro di Blaise Picchi viene riportato, è un memoriale probabilmente scritto dal direttore del carcere, da chi l'ha scritto, e poi ritrovato dopo molti anni, per cui anche manipolato, eccetera. Io sono comunque partito dalle parole
riportate in questo memoriale e anche delle dichiarazioni di Joe Zangara fatte in tribunale. Il mio lavoro è, diciamo, è consistito soprattutto nel provare a cercare una lingua per come restituirlo, quindi diciamo ho creato questo dialetto reggino che non è filologicamente corretto, mischiato con l'italiano, mi è piaciuto anche un po'. E in questo diciamo che ho rubato anche altri pezzi di storia da altre storie di quegli anni di cui stiamo parlando per un po', come dire, inventare un mio Zangara, anche perché io non sono uno storico, quindi non mi interessava essere filologicamente corretto, lascio agli storici questo compito perché io rubo anche dagli storici. E però, ecco, per chiudere, mi interessava provare a raccontare una storia, sì, simbolica, che ovviamente, come mi pare hai detto tu prima, non bisogna mai generalizzare, però dentro questa storia di Zangara ci sono tante storie, diciamo, dell'emigrazione. Poi certo c'è questo finale epico, tragico, per fortuna non tutte le storie di emigrazione, insomma, vanno a finire così, però appunto, poi e chiudo veramente, diciamo mi interessava anche capire questa cosa, no, del un'altra questione da cui sono partito è il sogno americano, no? Questa questione del sogno americano, e ci sono tantissime storie meravigliose, bellissime di affermazione, no, di questo sogno, della possibilità dell'emancipazione, che era soprattutto in quegli anni la spinta che ha creato questa emigrazione così. Io ogni volta che leggo il numero lo rileggo, i numeri li rileggo perché dico: ma ho letto bene? per questa cosa mi sconvolge sempre. Vabbè, divago, però insomma il senso si è capito. So basically, he started from the words, these are words said, or at least supposedly said by Joe Zangara, and because there is a memory, a diary, memory by Zangara that it seems that it was written, typed, not the computer, but at that time a different kind of machine, by the director of the prison where, actually what I read is that Joe Zangara, thanks to Joe Zangara, because of Joe Zangara, there is the death row, because when he was put into a prison where there was already one detainee for death row, was another one, so they couldn't put them in the two together in the same cell, so they created another cell and they created the first death row, and because of Joe Zangara said so. So Ernesto took it from there, from him and from others. Some things are from other stories, and he created his own Joe Zangara. And also the dialect that you hear is the dialect from Reggio Calabria together with the Italian and with some English, of course. And what he was interested in was to tell about the American dream. Many, and he said, you know, every time I read the numbers is 5 million people. No, but in the States, 5 million, and actually, because I do a show on Farfariello, so also I read the numbers, it seems that 4 million of these 5 million, 4 million came here from the very end of the 1800 to 1920. So the rest, there was a survey done by Ellis Island, by the immigration office, you can read it on the Ellis Island website. From the end of 1800 to 2004, I think, was 5 million, and on 4 million only in the first 20 years of 1900 and the last 10 of 1800. So so he was interested in this American dream that for so many was a good dream. They arrived here and they did good, but for others it wasn't a good dream. Sì. Non so, vabbè, è un'altra.
Sì, io capisco. Ah, non so se qualcuno ha delle domande. Certo. Yes, I mean, there was definitely a very strong work ethic, and I would highly recommend, as you know, in support of what you are saying, the beautiful novel by Pietro Di Donato, Christ in Concrete, has, throughout the book, he refers to work as the job with the capital J. To emphasize how important that book has been by literary critics, not me, described as the first American proletarian novel, and it received an award in 1936. And again, I think it captures exactly what you're saying: this strong emphasis on work as the key to everything. And I think it comes from, again, the experience, the deprivation of work and the importance of making sure, work is seen as the key to social mobility, for sure. Yes. Do we need to... Yeah, I think we can hear you. I'll just stand up. I'm Carol Giardino. My father came from Sicily at about the same time that Zangara came. He worked very hard as a child. He herded goats and sheep from the time he was 4, 5, 6, 7, 8, and all he wanted to do was go to school. And when you started saying that, how I want to go to school, I want to go to school, I just thought of my father. Education was terribly important to him. He never got a chance to go to school. Instead, he got tuberculosis. He did the depression. He came to Ellis Island. Much of his experience was there. Shoot a capitalist pig. That's the one thing I could do alone. And it would be a kill for the idea. I'm killing a principle, as he says. So what do you think was the great appeal of anarchism to this group? Penso di sì, penso, però nel senso che ci sono delle sfumature che forse mi sono sfuggite, però se provo a dire una cosa rispetto a quello che... Zangara non faceva, cioè anche la storia ci dice che non faceva parte veramente di nessuna organizzazione, ma lui aveva questo atteggiamento verso la scoperta di qualcosa, però lui non aveva un'istruzione, la sua istruzione era tutta costruita, se l'era costruita da solo,
non aveva una base ideologica forte, non, il suo era veramente un, come un sentimento, questa ricerca di giustizia con il suo filtro. Sì. Probabilmente questa è una mia, come dire, una mia lettura, cioè lui probabilmente ha attraversato in questa sua inquietudine, cioè in questo io l'ho visto anche come un uomo molto del Novecento, no? Un'inquietudine, un non saper trovare la risposta al suo malessere, che era fisico, questo discorso del dolore che parte dall'infanzia, e lui non riesce a tradurlo e non incrocia anche le grandi, che in quel periodo erano grandi, organizzazioni. E lui è, in questo dico che è moderno, perché le attraversa e poi fa il gesto solitario. In questo mi è sembrato molto moderno. È come se avesse preso la sua insofferenza, inquietudine, era anche verso il discorso dell'organizzazione, non so se ho risposto, però comunque io penso che in questo suo viaggio ci sia stata anche questa componente, cioè il che cosa faccio della mia vita, che cosa posso fare della mia vita, e allora è come se, sì, uccido qualcuno, ma veniva anche da una tradizione che io non è assolutamente da rinnovare, ma è conoscere quello che è successo, no? Questa nazione ne ha avuti diversi presidenti assassinati o comunque che hanno subito. Io credo che appunto lui abbia subito questo fascino, però non aveva il filtro ideologico, non aveva una cultura tale da sublimare, cioè, o meglio, lui ha sublimato nel modo estremo, non con la partecipazione, con l'organizzazione, i nomi che tu hai citato prima, Tresca, Giovannitti, insomma, che invece hanno una parabola che invece è proprio nell'impegno, nel confronto, nell'organizzazione, nella... Ok. So the George Zangara, as Ernesto sees him, is a solitary man. He doesn't belong to any organization. He comes from being restless, being uncomfortable with himself, with this society. There is an anger. Yes, an anger, and there are many things that he most likely went through all these ideas and organization, or ideas from other organization, anarchist organization, but he never belonged to one, and he never was one. Like, instead, the others, they were, you know, all the other names we named, they were part of organizations, they were really important part of the organizations. This is to sum the entire discourse. And then, but what about the other anarchists? What was the appeal? Well, there was an appeal or not? Maybe there. So let me just say that anarchism was actually the most important of the various political radical ideologies of the time. It has to do with a lot of reasons that I will try to synthesize. The first one had to do with the particular nature of politics in Italy at the end of the 19th century and the early 20th century. Italians, particularly from the south, and therefore Italian immigrants, were largely anti-state. They did not trust the state for obvious reason, because the unification of Italy was a disaster for the south. It didn't bring any of the promised reforms or the improvements that unification was supposed to bring. In fact, it increased the taxes for people in the south, and people were very resentful. So again, I think that Enrico captured Ernesto captured very, I used the first name with the second one. We all do it.
So he, I thought he did a really good job in, again, showing that aspect of, you know, of that opposition, almost like kind of instinctive opposition to power, right? You don't trust the power. You don't trust any symbol of power, whether it is the government, the church, the organization. So that was the appeal of anarchism to a lot of Southern Italians. So they, there was that. In the United States, interestingly enough, a lot of Italian immigrants who had no exposure to radical ideologies in Italy convert to anarchism here. And the reason for that, and again, Joe Zangara is a good example, was the marginalization that they experienced here. You had a couple of beautiful passages where you mention him having a difficulty finding jobs because he didn't belong to an American union. A lot of people, including historians, American labor historians, concluded, I'm talking about the early generation, not this one, that Italians were apolitical because they did not belong to unions. They did not start to unionize until the garment unions in the, you know, just like the Triangle Fire was kind of like a, the moment where you start to see like, well, the truth is that the American Federation of Labor didn't allow them to, there were a lot of significant constraints to become a member of a union, even if you were a professional trade worker, like a barber or, blacksmith or granito workers. I mean, most of the granito workers were Italians, but they didn't have an American union. They had to make up their own unions, their own Italian language unions, because they were discriminated against. And when they were allowed to sometime become members, the fees for membership were such that they couldn't do it, they couldn't afford it. And then there were citizenship requirements. So again, anarchism seemed a much more practical choice, you know, in a country that honestly didn't give you a lot of opportunities to be a member of the existing labor movement. And so in the 1930s, that changes. Italians are the largest, you know, immigrant groups in a lot of the unions, so from the automobile industries to the garment workers. So how does that happen? Well, because now they are American, you know, citizens. They have naturalized. They can do it. So there are a lot of very specific historical reasons. But I have a question for you. And we need, this is the last one, oh, because okay, we so need then to. I'll leave a lot. I want to open it up. Do we have another questions from the audience? Yes, we do. I don't want to open a Pandora's. I also, I'm not an American, so I also have an accent. I don't want to open a Pandora's box, but these early anarchists, the ones that you've been studying and all that, religion, was a factor to them. Where today's anarchists, what we're experiencing today, with all these crazy things in the world, is really mostly religious. But you have to really be careful. You cannot conflate religious fundamentalism with anarchism. No, they are two. Yeah. So they are completely different. You are right in the sense that there is a brand of anarchism, particularly the one of Luigi Galleani with respect to Italian immigrants, which advocated the use of violence against the state, that glorified actions of violence, including assassinations. And between the late 19th century and the early 20th century, there were a lot of political assassination of head states in Europe, and literally every single one was committed by an Italian anarchist. So there is, and there are some historians who have gone so far to argue that there was a transnational conspiracy of anarchists who were trying to take over the world. The point in reality is that
anarchism was, despite its refusal in formal organization, was a quite effective, popular movement and had very strong transnational connections. And in fact, if you're actually looking particularly at Italian anarchism, it's fascinating because you can see that every time that the Italian state tried to crush the movement would revive somewhere else where Italian immigrants had gone. So you have anarchist cells in London, you have anarchist cells in Paterson, New Jersey, you have in Barry, Vermont, you have in Argentina and Brazil, even in Cuba you have a strong movement. So I think that Zangara, obviously we cannot know this one way or the other, but it wouldn't be impossible that he probably, you know, in some way, how can I say, absorbed some of this culture, you know, that surrounded him. And so the question I actually had for you, the other component that comes from Calabria that wasn't mentioned as much in the performance, but I think could have had an appeal, was brigantage, I briganti. Zangara strikes me actually as one of those, you know, a solitary, you know, who has, you know, a Robin Hood who wants to save the world, right? There is definitely that very strong tradition, not anymore, obviously, in the 1930s, but there is that very strong unification and post-unification phenomenon, which is very much a Calabrese phenomenon in some respect. And then the other thing that I couldn't help wondering, the role that the execution of Sacco and Vanzetti might have had on his mind and his desire to do something as drastic as to kill the head of, because it's in 1927, he's here. He must have been in some ways moved by the injustice, the profound injustice that execution had on millions of Italian immigrants and non-Italian immigrants. And it's not a case that after the execution of Sacco and Vanzetti, a lot of Italian immigrants began to change their last name. The fear and the, again, the impact, emotional, psychological impact that had. No one has done a study of the psychological impact of that on Italian immigrants, but we can, you know, not guess that it must have been really amazing for Italian immigrants at the time. Unfortunately, we have to go. We will continue. I just want to know what question you want to... That was the one. Good. So thank you very, very much. He's doing it again on Sunday.